c'era già. Bene, dai, iniziamo. Benvenuti a tutti. Benvenuti in particolare agli amici che vengono per la prima volta. Benvenuti in particolare a quelli che vengono da più lontano, e ce ne sono. Questo è un incontro nel quale si ritrova la rete Generattivi. L'abbiamo chiamata Generattivi perché, insomma, in anni di pandemia chiamarci Contagiamoci non va bene. È un incontro che però è aperto a tutti, perché la rete Generattivi vive di libertà e quindi non di chiusura. Quindi questo è lo spazio aperto nel quale vorremmo tentare di aprire una riflessione ed alcuni stimoli. Accanto a me Paolo Pezzana, Enza Famulare dalla Spezia, Chiara Ricciardelli da Bologna ed Andrea Boccanera da Pesaro. Trovarsi per noi è il tentativo di non disperdersi. Abbiamo in particolare oggi 4 operatori di Cuore 21. Se Eleonora si alza. Ci provo a dire una cosa. Siamo andati a trovarla con a trovarli con Marco 800 dopo il terribile incidente e siamo stati insieme una giornata. E la domanda che ci continuavamo a fare era: che cosa possiamo fare per voi? E la risposta che ci siamo portati a casa è stata molto semplice: portiamoci nel cuore. E così, per portarci nel cuore, noi abbiamo messo in tutti i pannelli il logo di Cuore 21 con scritto sopra, sotto, portiamoci nel cuore. Allora ho insistito tanto, Eleonora, con Maria Cristina, che non è qua, che veniste, perché vorremmo che non vi sentiste soli, ma portati nel cuore. È facile portare nel cuore un giorno, due dopo, quando si muovono 30.000 persone per un funerale. Più difficile è continuare a portarci nel cuore nei mesi che seguono, quando i vuoti diventano più pesanti, e noi vi portiamo nel cuore. Vedete, l'incontro con la realtà, come molti di voi hanno sperimentato, può essere doloroso e a volte traumatico, e noi dobbiamo fare in modo che il trauma non ci blocchi, ma che la realtà sia sempre accolta e generi. E mentre stiamo lì in mezzo tra quello che vorremmo e quello che ci chiede la realtà, in questa tensione cerchiamo di farci compagnia. Cerchiamo, Eleonora, di farci compagnia, portandoci nel cuore. Alle persone che non sono della rete Generattivi vorrei dire due parole prima di passare il microfono a Paolo. Su che cosa è la rete Generattivi? È una rete informale, libera, creata da Fondazione Cattolica. Si è costituita spontaneamente negli anni con le persone che abbiamo avuto la grazia, perché di questo si tratta, di incontrare e che abbiamo riconosciuto per la loro capacità di intraprendere nel sociale, intraprendere strade nuove, rispondendo ai bisogni del loro territorio in un modo nuovo, efficace e sostenibile, come diciamo sempre. Ed è un insieme di 200 realtà sociali innovative, io aggiungerei a geometria variabile, che si confrontano continuamente su temi in evoluzione, cercano soluzioni, sperimentano e poi propongono ad altri all'esterno. Gli incontri in presenza e da remoto che accompagnano la rete durante tutto l'anno creano i presupposti di una condivisione permanente che mette in rete sensibilità, competenze, orizzonti condivise e reciproche disponibilità. Questo trasferimento libero di apprendimenti e soluzioni non è mai la fine, ma è sempre l'inizio di nuove sperimentazioni individuali e collettive. E quindi, più che una rete, Generattivi è una sorta di ecosistema, ma anche definirlo come ecosistema mi sembra limitante, perché di fatto ciò che ci tiene insieme è la libertà. È la libertà, la fiducia e la capacità di generare. La cosa che io scopro ogni volta
come una cosa nuova, è che quando ci si incontra io sperimento che si può dare senza perdere e si può prendere senza togliere. È tosta sta roba qua, Perché generalmente gli incontri sono scambi di interessi. Mentre noi siamo rivoluzionari, voi siete rivoluzionari, perché date senza perdere e prendete senza togliere. Allora, il festival, noi ci troviamo all'interno del Festival dell'Autonomia Sociale, rappresenta il luogo privilegiato di questi incontri perché io l'ho sempre letto come un incubatore di pensiero pensante e di iniziative concrete per incidere nella la realtà nel solco di un bene comune e più grande al quale tutti possono partecipare, non solo la rete Generativi. Ora, a ben guardarvi, io colgo che siamo tutti impegnati nel superare un modello economico estrattivo usando i suoi stessi strumenti. Quali strumenti? L'impresa. L'impresa che per noi però è sociale, cioè quella che risponde ai bisogni sociali con l'efficienza e l'efficacia tipica del profit, ma tiene saldo il vero obiettivo dell'impresa, che è includere, costruire relazioni e comunità, formare persone, diffondere responsabilità, cioè creare sviluppo, il vero sviluppo, quello integrale, quello che rende più umano l'umano e non lascia indietro nessuno. L'incontro di questa mattina è dal welfare state al welfare generativo, dinamiche di legami sociali. Magari qualcuno o i miei stessi colleghi potrebbero essersi chiesti perché ho pensato a un titolo del genere. Allora vi leggo una mail che ho ricevuto 4 anni fa, perché alle volte bisogna saper aspettare per fare le robe. 4 anni fa, dopo un incontro della nostra rete, ho ricevuto una mail che diceva: mi sento a casa qui. Le domande e le esperienze sono quelle che vivo anch'io. Abbiamo bisogno di costruire modelli di welfare diversi. I fatti convincono più delle parole. Al festival vorrei sentire raccontare storie che evidenzino cose autentiche che sono nate, espressioni di un nuovo welfare generativo. Me la sono tenuta cara 4 anni questa mail. E adesso ci siamo. Ciò che vorremmo mettere a tema oggi è proprio questo. Vorremmo chiedere a Paolo Pezzana perché è importante il welfare generativo, per poi proseguire con Chiara, Enza e Andrea, per capire dalla loro esperienza, cioè dai fatti, come si attua. Cioè, la logica è perché e come. Perché è da sempre l'approccio che usiamo nella nostra rete per affrontare i temi. Pensiero, perché? E azione, come? Perché non ci deve essere mai un'azione senza pensiero, né un pensiero senza azione. Prima di passare alla parola, permettetevi una brevissima considerazione sul welfare. Il welfare state è stata una grandissima conquista. Non tutti ce l'hanno. Era espressione di una cittadinanza, di una appartenenza associata a diritti sociali garantiti dallo Stato, cioè dalla comunità politica. Poi, pian piano, con la deriva finanziaria, col dilagare dell'individualismo, il welfare ha dimenticato la sua origine, cioè di essere la base istituzionale del legame tra i cittadini, per diventare, se ci pensate, il ricettacolo di una domanda individuale pressoché illimitata. Che il budget pubblico ha cercato di gestire o ricorrendo all'indebitamento o aprendo alla privatizzazione. Il risultato è stata la creazione di un apparato sempre più complesso e oneroso che di fatto costituisce uno dei nodi nevralgici. In Italia nel 2019, e ho preso questo dato
per avere in mano l'ultimo dato prima del Covid, la spesa sociale è stata di 432 miliardi, cioè il 56% della spesa corrente. Al netto delle pensioni e della sanità, però, solo 63 miliardi sono per settori come l'invalidità, il sostegno alle famiglie, l'housing e l'esclusione sociale. Tutti ambiti, e voi ci siete dentro, che sono in fortissima crescita. Si stima un gap di 150 miliardi tra bisogni sociali e spesa pubblica. Il welfare, allora, va ripensato. La logica stato-mercato di questi anni non basterà più. Nei prossimi anni la forbice tra bisogni e copertura sociale si allargherà ancora e se non si farà nulla questo vuoto sarà riempito da operatori privati sostenuti da grandi investitori finanziari mossi dall'unico obiettivo del guadagno. Attenzione però che si cureranno solo i ricchi. Per evitare questo risultato l'unica via allora è ripensare il welfare. Ritornando alla sua origine, più che un insieme di prestazioni individuali nella logica del modello di consumo, il welfare va forse concepito in termini di un nuovo rapporto e di un nuovo progetto di società, un modo di stare in relazione e di vivere la propria individualità all'interno di una comunità di appartenenza. E così si comincia a parlare di welfare generativo. Ma io ne sento parlare spesso in una logica errata, cioè come soluzione per ridurre i costi, mentre forse la questione è un'altra. Allora, abbiamo pensato di chiamare Paolo Pezzana per chiedergli in che cosa consiste il welfare generativo, qual è il senso, cioè il perché che ne sta alla base. Paolo, a te. Grazie Adriano, buongiorno a tutti e a tutti, grazie dell'invito. Sono Paolo Pezzana del Centro di Ricerca ARC dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, lavoro col professor Mauro Magatti e dirigo un'impresa sociale che si chiama ON, che accompagna territori, organizzazioni e comunità nello sviluppo generativo. E raccolgo l'invito di Adriano, però con una doverosa premessa. Perché se no le cose che dirò possono sembrare derivare verso la polemica o cose di questo genere, non ho nessuna intenzione in realtà di fare polemiche, cioè vai soltanto a cercare di dare un contributo di riflessione pratica a quello che stiamo dicendo. La premessa è questa: la generatività è un po' come la verità, per certi versi, è un fatto di persone, non di parole. La verità è una persona, chi sta dentro questo filone l'ha capito e imparato bene negli anni, la verità è qualcosa che si dà nella relazione. La verità non è un dogma, la verità non è una teorizzazione, la verità non è un insieme di principi. La verità scaturisce dall'autenticità delle relazioni quotidiane ed è un insieme di aspetti emotivi, di aspetti cognitivi, di aspetti di fede, di aspetti spirituali. Ecco. Con la generatività è un po' la stessa cosa, non siamo attaccati alla parola, non siamo attaccati ai contenuti, nessuno vuole rendere dogmatica la categoria di generatività. Detto questo, se guardate come si è parlato di welfare generativo negli ultimi anni, sono circolate una serie di castronerie, mi permetto di usare questo termine più consono al luogo dove ci troviamo che quello che utilizzerei abitualmente, intorno a questa idea. Essenzialmente è passata l'idea che la generatività applicata al welfare sia un modo per ottimizzare le risorse a disposizione dei comuni prevalentemente, ma del sistema dei servizi in generale, aggiungendovi le risorse che i beneficiari di quegli interventi verrebbero chiamati a mettere in campo. Detto in soldoni, ti do un servizio e una prestazione di welfare, perfetto, tu in cambio però fai qualcosa per chi ti sta intorno, metti del tuo così come puoi perché questi servizi possano andare avanti. Questa roba qui non si chiama generatività,
si chiama condizionalità. L'ha inventata una signora che si chiamava Margaret Thatcher, che di mestiere faceva il primo ministro dell'Inghilterra in un periodo non propriamente felicissimo per lo sviluppo dell'idea di comunità nel Novecento. Ecco. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente si applica al welfare quel tema di do ut des, di scambio, i giuristi direbbero di sinallagma, cioè qualcosa da una parte arriva qualcosa dall'altra, che domina il meccanismo di scambio economico della società che abbiamo costruito nella modernità e che in particolare nel Novecento e nei primi anni del 2000 abbiamo spinto ad una velocità sempre più esponenziale con l'aiuto della tecnologia in questa direzione. Dov'è la generatività in questa roba? Dov'è il welfare in questa roba? E mi permetto un'altra che può apparire una divagazione, ma che invece è una considerazione che poi ci aiuta a entrare nel merito anche delle esperienze che accoglieremo, che dicono invece che cos'è il welfare generativo, con la carne prima ancora che con le parole. Il welfare l'ha inventato, sempre per citare signori del passato, un signore che la mattina metteva un elmetto di ferro con la punta e che di mestiere faceva il cancelliere della Prussia, che alla metà dell'Ottocento non era esattamente il modello di Stato socialdemocratico che qualcuno aveva in mente in quel periodo. E la preoccupazione di questo signore, che di nome faceva Otto e di cognome von Bismarck, era quella di contrastare quello che un altro signore con la barba in quegli stessi anni andava dicendo in giro per l'Europa, agitando un certo spettro in cui invitava i lavoratori, i proletari di tutto il mondo ad unirsi. E qual era la considerazione intelligentissima di Bismarck, che era uno statista di un certo peso? La gente effettivamente in questo momento in cui c'era la prima rivoluzione industriale, l'urbanesimo, la gente che veniva portata dalle campagne nelle città, eccetera, eccetera, corre dei rischi. Corre il rischio di lavorare senza vedere nulla in cambio dal proprio lavoro, corre il rischio di ammalarsi, morire, non poter fare nulla per mantenere la propria famiglia, corre il rischio di non riuscire più a sopravvivere. Allora noi dobbiamo inventare qualcosa che risponda ai rischi che le persone corrono e le renda meno propense a dar retta a quell'altro signore con la barba che non dice esattamente le cose che io, Otto von Bismarck, vorrei che si realizzassero. Cioè, ha agganciato la nascita del welfare non tanto a una concezione astratta, ma all'idea di prevenire i rischi. Quando noi oggi parliamo di welfare, parliamo quasi essenzialmente di bisogni. Quasi mai parliamo di rischi. Cioè, il welfare in realtà è una roba semplicissima, è un trinomio. Rischi, bisogni, prestazioni. Ok? Ci sono dei rischi che tutti noi corriamo a causa dell'ambiente in cui ci troviamo, delle condizioni di sviluppo economico, di quello che può accadere, quando quei rischi si manifestano sulla pelle di qualcuno possono diventare dei bisogni. Quando emergono dei bisogni si mettono in campo delle prestazioni che cerchino di rispondere a quello che sta succedendo. Ecco, il nostro welfare, quello a domanda individuale, quello prestazionista, quello che risponde alle logiche che Adriano raccontava prima, è diventato un inseguimento a prestazioni che rispondono ai bisogni. Ma così noi guardiamo il welfare dalla vita in giù, ci perdiamo un pezzo importantissimo. Un welfare equilibrato, e quindi anche un welfare che vuole essere generativo, è un welfare che mobilita le proprie risorse non solo per rispondere ai bisogni, ma anche per prevenire i rischi. Per fare in modo che quei rischi che tutti corriamo non si manifestino in qualche cosa che genera poi una cascata di bisogni infinita. Ora, capite bene che se queste due polarità che ho citato sono reali, è pressoché impossibile per un ente pubblico, per un ente locale, fare tutto ciò che serve perché il welfare sia efficace. È ontologicamente impossibile. Non ce la può fare lo Stato da solo. Dico di più, guai
se ce la facesse lo Stato da solo. Perché se vogliamo prevenire dei rischi che sono dei rischi di sistema, pensate al rischio per la salute che è causato dai cambiamenti ambientali che stiamo attraversando, che è sicuramente un tema di welfare, ok? Perché le ricadute che ha sul sistema sanitario, sulla qualità della vita, sul modo di vivere le nostre città sono enormi di questa cosa. Ma voi vi immaginate uno Stato, un comune ancora più nel piccolo, che da solo risponde a questa sfida? Senza mobilitare invece le energie e la capacità dei cittadini di fare la propria parte dentro a questa cosa? Ma è proprio impossibile concepirlo, pensarlo. Allora, se noi diciamo che il welfare generativo consiste nel condizionare l'aiuto che diamo alle persone al fatto che loro, in cambio dell'aiuto che ricevono, diano qualcosa che gli diciamo noi dove va applicato, ore di lavoro, disponibilità, siamo proprio fuori strada. Perché qui non si tratta di continuare dentro il meccanismo dello scambio. Si tratta, e questa è la parola chiave del welfare generativo, di attivare dei meccanismi di contribuzione, o meglio, di stimolare la cultura della contribuzione. Che cos'è la contribuzione? La contribuzione non è soltanto quello che paghiamo con le tasse, sì, anche quella lo è. Ma la contribuzione è l'opposto dell'estrazione. Cioè, noi siamo stati abituati fino dal modello di sviluppo in cui viviamo, che Adriano ha giustamente definito estrattivo, a prendere per noi, per i nostri familiari, per i nostri stakeholder, direbbero gli anglosassoni con le organizzazioni, il massimo che potevamo da ogni situazione che ci capitava. Facendo così ci siamo scavati la terra sotto i piedi da sole. Se ne sono accorti anche ad Harvard, se ne è accorto Michael Porter, se ne sono accorti i massimi teorici dell'organizzazione del capitalismo. Continuando ad essere estrattivi ci siamo schiantati, ci siamo già schiantati, viviamo nello schianto noi in questo momento, ecco, ci siamo tolti la terra sotto i piedi da soli. La contribuzione è invece uno stile, permettetemi di usare questo termine, attraverso il quale, mediante ciò che facciamo, mediante il nostro fare impresa, mediante il nostro essere famiglia, mediante il nostro essere comunità locale, mediante le nostre relazioni, mediante il nostro stare insieme, ci preoccupiamo che qualcosa del valore che produciamo diventi immediatamente disponibile gratuitamente anche per gli altri, fuori dalla logica dello scambio. E neanche necessariamente entrando nella logica del dono. Lo lasciamo lì, chi vuole se lo prenda. Ok? Cioè l'attenzione per la bellezza, la cura per l'ambiente, l'attenzione nel far bene le cose, la possibilità di dare pezzi di codice se sviluppiamo software, piuttosto che di lasciare aperte alcune nostre intuizioni, di rendere percorribili i nostri spazi alla cittadinanza, di valorizzare i saperi e le competenze dei soggetti che le hanno ma normalmente non vengono riconosciuti. Quella è contribuzione. Il punto non è: ti do questo in cambio di qualcosa che ricevi, in cambio di una prestazione. Il punto è: ti chiedo questo, perché solo così possiamo arrivare al risultato. Immaginatevi l'estrattività, che anche nel welfare è stato un paradigma organizzativo degli ultimi anni, come una pentola di minestra sul fuoco. Cioè lo Stato, uso questo termine volutamente in senso generico, prepara la minestra con gli ingredienti, la mette sul fuoco e fa le gare di appalto, piuttosto, per dire chi offre di più si prende la minestra e se la mangia coi suoi. Questo è un atteggiamento estrattivo, competiamo tra di noi utilizzando le nostre risorse per prenderci la minestra, che pure serve per fare delle cose buone, perché poi la utilizziamo nei nostri servizi, nelle nostre attività. Immaginatevi la contribuzione come il pentolone di Asterix del villaggio gallico, ce l'avete presente Asterix, dove lo Stato è Panoramix, è il druido che sa come si fa la pozione e che chiama in causa tutto il villaggio ad andare a raccogliere gli ingredienti nella foresta. Servono tutti per riuscire a trovare gli ingredienti che fanno la pozione. Poi tutti arrivano e mettono quello che hanno raccolto dentro il calderone che sta in mezzo al cerchio della comunità che si ritrova la sera, che quando è pronta mangia la pozione e sconfigge l'impero romano. Ok? Nel piccolo villaggio gallico, è una metafora forse anche un po' forzata se volete, ma rende l'idea
di che cos'è il welfare generativo. Il welfare generativo è un welfare fatto di dispositivi che mobilitano la contribuzione delle persone, che accendono le micce, che sono in grado di abitare quell'eccedenza tra la vita e la forma che, come insegnava Georg Simmel, passo da Asterix a Simmel, meraviglioso, scusate le divagazioni, che come ci insegnava nell'Ottocento Georg Simmel, che è un grande padre della sociologia e della filosofia contemporanea, accompagna la nostra esistenza. Cioè Simmel diceva, tra la vita e la forma c'è una dialettica, ok? Noi non possiamo vivere senza forma, abbiamo bisogno di forme, abbiamo bisogno di organizzazione, abbiamo bisogno di dispositivi. Ma nel momento in cui noi diamo una forma alla vita, e lo dobbiamo fare perché altrimenti rimarremo amorfi, deformi, ok? Nel momento in cui diamo una forma alla vita, e la vita è corsa più avanti. Quella forma, nel momento stesso in cui la istituiamo, è già inadeguata a rispondere alle esigenze della vita che ci hanno portato a costruire quella forma lì. Secondo Simmel, la sfida della vita di ciascuno di noi, che è esattamente la sfida della generatività e quindi anche la sfida del welfare generativo, è abitare dentro quell'eccedenza costante tra vita e forma. Cioè riuscire a cogliere quel di più che la vita sempre esprime, porta, ci mette davanti, senza la pretesa di dargli una forma definitiva, perché non si può, ma con la tensione costante ad accompagnare le persone e le loro organizzazioni a tendere ad essere protesi verso la vita. È lì che sta il welfare generativo. E badate, non è fuffa, non sono parole da sociologo quelle che sto dicendo, cioè anche un po' sì, lo faccio sociologo, quindi è giusto che ogni tanto usi anche le parole da sociologo, ma la natura di questa cosa sta nel fatto che, se ci pensate, molte delle cose che voi fate, che dentro questa rete sono tangibili e che le persone che sono intorno a me ci racconteranno adesso, perché le mie parole altrimenti non hanno alcun senso se non fossero incarnate poi da loro, e ci siamo conosciuti qualche giorno fa, quindi non è che sono discepoli di una qualche teoria, semplicemente vivono questa roba. Le cose che voi fate in parte rispondono al paradigma del mercato, perché in larga parte fate impresa, fate produzione, ok? Quindi stanno dentro quelle logiche, ma in realtà al loro fondo, nel loro senso, mobilitano energie e dispositivi che attivano le persone e li fanno venire voglia di contribuire. Il welfare generativo è sta roba qua. Un comune, nel momento in cui capisce questa logica, utilizza parte delle proprie risorse per mobilitare quella roba lì. Termino anch'io con un'esperienza. Tra le varie cose che ho fatto il sindaco di un comune di 5.000 abitanti, presidente di un'unione comune di 20.000 in Liguria, da dove provengo. L'ho fatto per un po' di anni. Quando 39enne sono stato eletto la prima volta con una giunta dove ero di gran lunga il più anziano, perché l'età media dei miei consiglieri della mia giunta era 23. Arriva il segretario comunale responsabile della ragioneria, ci porta i conti del comune di Sori, che è il mio comune, e ci accorgiamo che ha un bilancio di parte corrente di 1.400.000, impiegato al 99,5% per pagare roba essenziale, l'illuminazione pubblica, gli spazzini personali. Cioè, avevamo un margine di scelta politica sull'allocazione delle risorse intorno a esagerare all'anno ai 7.500 euro. Ok? Cioè, sui quali il sindaco e la giunta potevano decidere effettivamente che cosa fare. Negli anni in cui andava bene, cioè in cui tutti pagavano le tasse regolarmente, se non aveva neanche quello. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, cacchio, abbiamo raccontato in campagna elettorale, cosa ci siamo a fare seduti qua? Fino a quando Ilaria, che ai tempi aveva anni 23 e l'avevo dato la delega a occuparsi di partecipazione, dice, ma scusa un attimo Paolo, ma noi siamo mica qua soltanto per gestire il bilancio del comune, noi siamo qua per gestire il comune. E abbiamo fatto una roba molto semplice, con la carta del salumiere ci siamo messi a calcolare a spanne, tanto non era un calcolo scientifico legale che avesse alcuna valore, quanto valore producevano le 84 associazioni che nel comune ci sono, la piscina, la parrocchia e tutto quello che ci girava intorno. Siamo resi conto che noi eravamo stati eletti per amministrare un bilancio di circa 45 milioni di euro.
di cui 1,4 stava nella parte corrente dell'amministrazione comunale, il resto era valore generato dagli altri. Ma se ci avevano eletto dentro un'istituzione che è riconosciuta, qual è il comune, come il soggetto per muovere e smuovere la comunità, il nostro dovere era amministrare tutte quelle risorse, senza la pretesa che fossero le nostre, quindi che andassero spese come diceva il sindaco. Guardate che c'è un tema di potere da lasciare andare, c'è un tema di connessioni da creare, c'è un tema di messa al mondo di un pensiero nuovo, c'è un tema di alimentazione del desiderio, quindi anche di utilizzo di linguaggi. Io ho usato tantissimo il teatro nei miei anni di amministrazione, quello che avveniva a teatro per stimolare la riflessione dei cittadini, per preparare le decisioni che poi venivano prese, perché attraverso quel linguaggio lì mi sono accorto che le persone interagivano, dicevano la loro. Avevamo un bel teatro, la prima cosa che abbiamo fatto è riaprire un teatro chiuso da 30 anni e lì dentro sono successe un sacco di cose belle. Mai più avremmo pensato che la cosa politicamente più rilevante da fare a Sori era riaprire il teatro. E invece è stato un agorà di partecipazione che ha smosso una comunità. Allora, il welfare generativo è un welfare che utilizza i dispositivi che ci sono, anche le pensioni e le indennità di accompagnamento, anche le misure più importanti del welfare tradizionale, in questa funzione abilitante. E quindi è un fatto di persone, è un fatto di capacità di abitare l'eccedenza che la vita ha sempre sulla forma, è un fatto di storie, è un fatto di narrazioni, è qualcosa che passa per la possibilità di toccare con mano esperienze esemplari. Io dico che il welfare generativo è quell'insieme di dispositivi che regge alla prova del vieni e vedi, cioè che può essere sottoposto a quel momento della verità, come lo chiamava Richard Norman, in cui va sulla saracinesca, il cliente entra e deve fare un'esperienza congruente di quello che gli stiamo dicendo. Capite bene che se intendiamo per welfare generativo il do ut des, ti do il reddito ma tu in cambio vieni a farmi lavori socialmente utili, l'esperienza che fa il beneficiario è l'esperienza del povero costretto che per poter continuare a ricevere ciò di cui ha bisogno e farebbe molto meno, molto volentieri a meno di averne bisogno, deve anche fare una corvée. È un'esperienza antica, si chiamava servitù, gli abbiamo dato una veste moderna, non a caso l'ha fatto la Thatcher in un contesto ultra neoliberista che ben ricordiamo, ma è sempre quella roba lì. Invece noi dobbiamo abitare gli spazi della libertà, in cui se tu mi vuoi dare qualcosa è perché hai capito che conti, che anche se ricevi il beneficio del welfare, vali, hai dei saperi e delle competenze che io riconosco, che li vedo e ti sto chiedendo di metterli a disposizione. Questo è il welfare generativo. E ci sono anche gli assistenti sociali generativi che queste cose già le fanno da tempo in giro per l'Italia, ma non è l'attitudine del sistema. Allora, per capire che questo è possibile, ho preso un po' più di tempo di quello che volevo e me ne scuso con voi, però credo che ascoltare loro tre sia decisivo. Nel senso che attraverso le loro esperienze io penso che quello che stiamo dicendo assuma poi una concretezza che si rispecchia anche nelle esperienze vostre che siete in questa sala e che ci fa dire possiamo diventare davvero un paradigma di welfare generativo. Possiamo ambire all'interno di questa rete che continua a piacermi chiamare Contagiamoci nonostante il momento storico, possiamo ambire ad essere paradigma, cioè riferimento anche per altri. Partiamo da Enza che ci racconta la sua storia a spezzina e ascoltiamo anche le altre. Buongiorno a tutti. Adriano, dovrei ringraziarti, no, a questo punto per avermi invitata qua. In realtà non credo che lo farò perché è un grande onore, indubbiamente, ma è stato anche tanto onere. Perché? Perché io conosco molti di voi e davvero, dopo la tua chiamata, mi sono domandata ma che cavolo mai potrò andare io a testimoniare a delle persone che ho avuto il bene di conoscere e che so per certo fanno tanto, fanno bene e sicuramente molto meglio di me. E nei giorni che sono seguiti alla chiamata di Adriano, ma soprattutto nelle notti, devo dire, piuttosto insonni, non è che abbia trovato una sola risposta.
Poi ieri sera mi è venuto in mente questo, no? Mi è venuto in mente che volevo parlarvi dell'unica cosa che so, perché attraversa tutta la mia vita, ed è la speranza. Com'è che ho inteso io la speranza? Io dico che sono venuta al mondo quando avevo 3 anni e 2 mesi e sono cominciati i miei ricordi coscienti con la morte improvvisa di mio padre, che ha squassato completamente tutte le nostre vite. E lì la speranza ho imparato a capire cos'era, perché c'eravamo noi, c'ero io, c'era mio fratello più piccolo e c'era mia madre. E la speranza ho imparato lì, insieme ai miei nonni e agli zii, che non erano degli zii veri, ma che non avendo figli ci hanno aiutati, che la speranza è qualcosa che mette il piede a terra, infatti è spes, piede. Mette il piede a terra e impara a fare quel che si può con quel che si ha. E ora guardo le persone che possono testimoniare che questa cosa è vera, no? È vera perché, per esempio, oggi sono qui e li conoscerete, li incontrerete nel workshop che seguirà. Ciao Chiara. Ecco, Chiara mi saluta. Li incontrerete, gli artigiani e artisti della bottega I Sogni Fatti a Mano e i loro educatori, e vi mostreranno come col riuso creativo a Ceparana. Ecco, Chiara prima mi diceva: dove la fate questa cosa? In città? No, la facciamo in un paesino che è a 12 chilometri dalla Spezia, si chiama Ceparana di Bolano, dove ho incontrato per la prima volta il bisogno di persone diversamente abili. E l'ho incontrati perché? Perché io nella vita ho voluto fare la psicologa. Scelsi di fare la psicologa clinica perché quando ero molto giovane, lo devo dire, io avevo un desiderio importante che sicuramente originava dalla mia storia personale. Volevo guarire le persone dalla sofferenza. Mi ci sono voluti moltissimi anni di lavoro personale e l'incontro di tante persone, primi fra tutti i miei pazienti, le persone diversamente abili con cui lavoro, i miei collaboratori, ma tutte le persone che amo, per arrivare a non guarire nessuno, meno che mai me stessa, però ad avere la possibilità di stare accanto a chi è nella sofferenza e ad agire innanzitutto l'ascolto. Un ascolto che mi ha portato 20 anni fa a fondare, insieme a all'epoca pochissimi soci, solo 4, oggi credo siano più di 120, una cooperativa sociale. Una cooperativa sociale di cui io sono appunto socia fondatrice. E per fare che cosa però? Non mi interessava qualunque cosa, mi interessava poter realizzare questa speranza, la speranza di rovesciare l'ottica che vedeva nelle persone disabili solo dei portatori di bisogno. So che oggi voi tutti fate questo. 20 anni fa, quando l'ho portato questo pensiero in Liguria, mi guardarono un po' come una matta, insomma, no? Ecco. E però questa cosa è stata possibile. Perché è stata possibile? Perché attraverso le persone che sono venute a lavorare insieme a me, abbiamo potuto fare qualcosa, cioè far sì che Margherita, per esempio, che è qui presente oggi, abbia imparato a leggere molto bene, con espressività, e poi a fare un servizio allora di lettura per i bambini all'interno delle scuole, quindi offrendo un servizio. Io ho sempre avuto una grande passione, quindi lì io ce lo metto, perché c'è alla base di questi progetti, per la lettura. E quando una piccolissima libreria che c'era gestita da volontari a Ceparana non aveva più le risorse per essere portata avanti, siamo nel 2012, proposi al sindaco di allora un progetto visionario e assurdo, se pensate, e cioè di aprire a Ceparana, che è un dormitorio in provincia di La Spezia, una libreria e di farla gestire da persone diversamente abili.
Non solo ci siamo ancora, ma da quella che era una stanza, pensate che il comune di Ceparana ha avuto il bene nel corso della pandemia di avere i miei ragazzi a servire, scusate, ho detto i miei ragazzi, le persone diversamente abili, che non sono mie, e che sono anche adulte perché siamo cresciuti insieme, quindi se loro sono ragazzi lo sono anch'io, sicuramente nello spirito, e loro hanno offerto alla comunità un servizio tenendo aperta la libreria, e vi ricorderete che la libreria era uno dei posti in cui potevamo andare, no? Ecco cosa ha significato per me rovesciare quest'ottica e cosa significa. Fermami Paolo, dico solo una cosa ancora importante di che cos'è il bene che ho avuto io. Sono una persona molto ricca perché negli anni ho formato un importante capitale umano. La signora Antonietta, che è la mamma di Katia, una delle persone diversamente abili che gestisce la libreria, ha fatto il più bel ritratto di me, neanche Picasso, perché mi dice sempre: oh, dottoressa, quando l'ho vista la prima volta ho pensato, ma guarda te, è venuta questa piccolina tracagnotta dal sud, perché la mia origine è lucana, a portare la luce a noi tutti e a guidarci, no? Ecco, è il ritratto in cui io più di ogni cosa mi riconosco, e penso che questa capacità di essere tedoforo sia un dono, ed è un dono importante che ho coltivato e ho formato un capitale umano. Insieme a me si muovono tantissime persone, voi vedete una persona ma ce ne sono tanti, e per esempio questa torcia nel 2021, ed è stato un momento per me veramente emozionante, è passato nelle mani delle tre nuove coordinatrici del nuovo volo. La più giovane delle coordinatrici è Laura, che ha 28 anni, eh? E c'è anche Irene Dorgia, manca la Deborah Imeri, ed è un bene grande sapere che queste coordinatrici sono nate all'interno della struttura Nuovo Volo, che si chiama Nuovo Volo, Giada te lo ricordi, no? Che il nome l'hai dato tu, si chiama Nuovo Volo perché deve aprire, non è una struttura chiusa. Il modello che abbiamo adottato, e che vorrei chiudere così, martedì vado ad una riunione con le assistenti sociali, guardo Mauro perché Mauro è venuto a visitarci, no? Vieni e vedi, e ha avuto anche la possibilità di incontrare queste persone. Ci vado col cuore un po' pesante perché temo decurtazioni, tagli, trasformazioni, no? E quindi con la Irene andiamo, no? E la Deborah andiamo un po' appesantite da questo timore. Davvero, la speranza è qualcosa che ha i piedi a terra e che va coltivata credendoci, perché io con la Tiziana Della Rosa, che è l'assistente sociale responsabile del servizio, e con la Barbara Boracchia, che è la responsabile dei servizi sanitari, ci ho creduto. Ho lavorato 20 anni e mi sono trovata che loro hanno difeso il cosiddetto modello dello sgabello. Lo chiamai così perché quando abbiamo fatto il centro non volevo che fosse una poltrona al centro, un divano in cui sprofondare con bei finanziamenti solidi e sicuri. Non volevo che fosse una gabbia, benché dorata. Volevo uno strapuntino, cioè un posto da cui partire per ardire nuovi voli. Questo strapuntino però doveva avere dei piedi a terra per poter fare delle cose. E allora, quali piedi a terra? L'associazione, all'epoca si chiamava associazione, ora organizzazione, dei familiari e delle persone diversamente abili. Una gamba dello sgabello, solida, importante, partecipante attivamente, non destinataria di benefit.
un'altra gamba, l'amministrazione, dapprima comunale, poi provinciale, poi regionale. E mi preme dirvi che, credendoci, perché io sono molto anche un po' greve alle volte, no? E via via che i sindaci e i tecnici sono succeduti, ho sempre detto che il bisogno non mi risulta che sia di destra, di sinistra o di centro, ok? Quindi la gamba dell'amministrazione pubblica, e la terza gamba era il privato sociale, quindi la cooperativa che gestiva. E poi nel 2016 è venuta anche la gamba del servizio sanitario, col quale stiamo sempre a contrattare, ecco. Poi se avremo occasione vi dirò perché dico contrattare. E quindi aver sentito l'assistente sociale che dice: il nostro modello dello sgabello va difeso, nei progetti individuali dobbiamo sentire tutte le parti in gioco. Bisognava vivere per sentirlo, cioè io volevo vivere solo per avere questa soddisfazione qui. Grazie. Grazie Enza, non c'è bisogno di fare commenti, quindi direi che le cose si spiegano da sole. Chiara, a Bologna che succede in questo senso? Buongiorno a tutti. Beh, dopo questo intervento sono ancora più emozionata, devo dire. E per me è la prima volta, rappresento la cooperativa sociale La Venenta, per cui immaginate attorno a me tante persone. E vi racconto un po' la nostra esperienza. Siamo una realtà particolare, siamo nati direi per provvidenza, perché all'inizio degli anni 90 quattro famiglie, un po' come dire pazzerelle, hanno deciso di vendere casa loro a Bologna per acquistare un casolare messo maluccio nella campagna, nella cosiddetta bassa, quindi nella campagna che unisce Bologna a Ferrara, e semplicemente per vivere insieme. Queste persone si erano conosciute da un gruppo di preghiera, non lavoravano nel sociale, facevano mestieri più diversi, semplicemente volevano vivere insieme, mettere insieme il tempo libero che avevano e metterlo a disposizione di chi aveva bisogno, senza sapere esattamente chi. E da lì, nello stare insieme, nel riflettere, nel fare letture, nel pregare, nel condividere tempo libero, hanno costruito, co-costruito insieme una nuova realtà, un nuovo mondo, il loro mondo, quello in cui credevano, un mondo fatto di persone che si mettevano a disposizione, senza pensare di ricevere qualcosa in cambio, ma semplicemente perché gli faceva bene farlo, si sentivano bene a farlo. Ci sono stati molti periodi difficili, non è sempre andato tutto bene, perché la buona volontà e la buona fede non è sempre sinonimo di perfezione, anzi, però sono rimasti insieme. E questo ha fatto sì che nel corso dei primi 10 anni, quindi arriviamo agli anni 2000, altre persone, amici di amici, parenti, conoscenti, si aggregassero a queste prime famiglie e desiderassero di avvicinarsi a quella che ormai era diventata una comunità, la comunità Santa Maria della Venenta. E prendeva il nome dalla via di questo casolare, che è appunto via Venenta ad Argelato, e sempre più persone si avvicinavano. Per quale motivo? Non perché facessero cose straordinarie, non perché avessero chissà quali potere economico, perché assolutamente non era così, semplicemente perché lì in quella casa si stava bene. Le persone stavano bene, io posso dirlo perché li ho conosciuti nel 94, avevo 17 anni, ero un'adolescente un po' scapestrata, e quando arrivai in questa casa con queste persone dissi: ma si respira un'aria che non riuscivo a capire neanch'io perché stavo bene, però stavo bene e quindi ci volevo tornare. Ed è questa la cosa che ha funzionato per me, come per tutte le persone che si sono negli anni avvicinate e aggregate alla nostra comunità, il fatto che
stando bene, facevamo stare bene, senza far niente di speciale. Negli anni, ovviamente, le richieste da parte dei servizi, dei comuni, delle altre persone aumentavano e quindi le famiglie si sono, diciamo, costituite prima in associazioni di volontariato e poi, dopo altro tempo, in cooperativa sociale. E da lì sono arrivata io, che diciamo avevo sempre frequentato come volontaria, ma continuavo a fare un altro lavoro. E grazie ad alcune persone, Enzo, Stefano, Vanna, Pietro, insomma tantissimi altri nomi che non vi sto a raccontare, abbiamo deciso di creare questa cooperativa con l'idea fare un passo ulteriore, un passo che è stato complicato, però ve lo voglio raccontare perché per me è stata un'esperienza veramente importante, e cioè affiancare ai principi, ai valori e a ciò in cui credevamo, quindi alla buona volontà, al volontariato, all'impegno, e affiancare un'altra cosa, che era l'organizzazione, la professionalità, le competenze, le qualifiche. E quindi, anche perché c'erano tutta una serie di normative regionali che iniziavano ad arrivare, quindi dal 2007 in Regione Emilia-Romagna, se vuoi accogliere persone in casa devi avere determinate autorizzazioni al funzionamento, e anche per spinta di queste normative abbiamo affrontato questa sfida, e cioè cercato di integrare questi due mondi che apparentemente sembravano assolutamente divergere. E vi dico, c'è stata un po' di diciamo complessità, complicazioni nelle famiglie originarie che da sempre avevano fatto questa scelta di vita di dedicarsi agli altri, accogliendo anche in casa loro persone che avevano bisogno di una casa per un periodo di tempo. C'è stata questa difficoltà nel dire vabbè, dobbiamo fare un passo indietro perché la normativa regionale dice che ci vogliono gli educatori laureati, ci vogliono gli psicologi, ci vogliono gli assistenti sociali, e loro che sulla carta non avevano questi titoli, per la normativa non erano, diciamo, adeguati a svolgere quel tipo di attività, ma in realtà noi sapevamo bene che lo erano adeguati, avevano un qualcosa semplicemente e non avevano tutto. Però abbiamo fatto questa scommessa, questo qualcosa abbiamo cercato di affiancarlo, integrarlo con i nuovi educatori che arrivavano freschi freschi dalla loro laurea e dalle loro magari piccole esperienze di vita lavorativa, affiancarli agli psicologi, ai coordinatori e a tutto questo mondo di persone esperte e qualificate che portavano competenza. E ci siamo accorti che laddove riuscivamo a veramente col cuore trovare quello spazio di intersezione tra i due mondi, che è dato dal desiderio di prendersi cura col cuore degli altri, al di là della qualifica o al di là della scelta di vita, ma semplicemente perché è l'unico modo possibile farlo con amore e col cuore. Laddove siamo riusciti a trovare questo piccolo intersezione, questi due mondi hanno iniziato a parlarsi e a crescere insieme, evolversi e creare un qualcosa che per noi è stato, devo dirvi la verità, sorprendente, perché ci ha portato nel giro di 10 anni, la cooperativa è stata fondata nel 2011, ci ha portato nel giro di 10 anni a passare a 76 dipendenti, 7 strutture H24, 13 appartamenti, un centro socio-occupazionale, un laboratorio artigianale tessile e una cooperativa sociale agricola che è nata proprio per
cercare di dare un'opportunità in più di lavoro nell'agricoltura sociale. Tutto questo fatto, vi garantisco, con nessun tipo di capitale arrivato per, da un socio milionario e nessun tipo di diciamo aiuto particolare, semplicemente con il desiderio e la volontà che è rimasta sempre quella, però grazie a Dio in molte più persone, di prendersi cura degli altri unendo questi due aspetti, quindi sia il desiderio sincero di mettere al centro l'amore e la cura per gli altri, credendo che questo sia l'unico modo, prima che per lavorare, anche proprio per essere esseri umani, per stare in relazione, e le competenze e le professionalità, nel senso delle conoscenze e delle qualifiche. Ecco, unendo questi due aspetti, noi siamo riusciti, nonostante i momenti difficili, i momenti diciamo di crisi, a proseguire nella nostra strada, pur mantenendo la stessa identità con cui siamo nati, anche se la forma con cui oggi esistiamo è differente, perché evidentemente è più strutturata, è più grande, è fatta di tante altre cose che 20 anni fa, 30 anni fa non c'era. Ma alla fine quello che animano le persone che tutt'oggi fanno parte della Venenta è sempre quello. E questo ci dà la certezza che la strada che abbiamo percorso è stata buona, ed è buona perché ci permette di stringere dei legami e di allargare a sempre più persone che ci incontrano e che vogliono restare vicine, proprio per creare quelle piccole sorprese tra persone date proprio dalle conoscenze che nessuno può prevedere, si creano dai legami, e questo genera ricchezza per tutti noi continuamente, che si traduce a volte in progetti, a volte in amicizie, a volte in serate in compagnia, a volte in eventi, a volte semplicemente in piccoli gesti che cambiano magari la qualità di quella giornata per qualcuno o la qualità di vita per qualcun altro. Grazie. Grazie Chiara. Qualcuno chiama questa forma organizzativa noetica, cioè che ha a che vedere col sapere e col cuore. Fa parte di quella tensione, di quel paradigma che occorre sviluppare. E anche a Pesaro da un bel po' l'esperienza di questo tipo va avanti, giusto Andrea? Ciao a tutti, oggi è una bellezza e una difficoltà essere qui con voi. Una bellezza perché dopo tanti convegni, giornate dove spieghiamo cosa facciamo, che dobbiamo limitarci, qui oggi possiamo essere liberi di parlare e di essere capiti. Ok. Difficile perché io sono qua, non so perché mi hanno chiamato, tra di voi sono persone che io stimo, da Alessandra, Mauro, Marco, la Gaia, persone che mi hanno insegnato in questi anni, mi hanno contagiato di tante cose, quindi mi sento un po' in difficoltà io a dirla mia, però ci proviamo a portare questo piccolo contributo rispetto agli altri, molto piccolo. Pesaro, città delle Marche, e Gulliver nasce 10 anni fa e da un gruppo di 40-42 genitori di una scuola. Avevamo un nostro interesse specifico, un nostro interesse, i nostri figli in quella scuola. La scuola non ci piaceva, era grigia, non c'era colore, non ci piaceva. Quindi ci mettiamo insieme e iniziamo a fare delle piccole cose, a piantare l'aiuola, a colorare un muro, a fare la raccolta dai commercianti intorno alla scuola, dal macellaio, al bar, all'alimentari, con delle piccole donazioni. Con questi poi compravamo il giochino, finanziavamo il gioco all'interno, il corso di inglese, delle piccole cose. Finiscono i fondi, la voglia di fare era tanta, quindi cosa facciamo? Ci inventiamo quello che ad oggi è il motore della Gulliver, il circolo del riuso.
Da un mio viaggio in Svizzera ho visto un don che il sabato invitava le persone a portare le cose in chiesa. Quindi vedevo queste persone che andavano con i loro sacchetti dietro la parrocchia. E la domenica queste persone andavano e uscivano con altri sacchetti. Dico, ma cosa fanno? Vado dal don e gli chiedo, ma cosa combinate? Mi spiego, guarda, le persone portano le cose che non usano più il sabato, dopo la funzione della domenica vanno nel retro, si riscambiano e lasciano una piccola offerta. Quell'offerta poi genera qualcosa nella chiesa. Compriamo qualcosa che serve, aiutiamo i poveri. E quindi da lì l'idea del dono che può essere motore, seme per la nostra attività. Torno a Pesaro, convinco i genitori di questa scuola, quindi diciamo 10 anni fa, a portare sotto Natale tutte le cose che non utilizzavano. Parliamo di 80 famiglie che parlano con i nonni, parlano con gli amici e riempiamo un vecchio negozio chiuso in una piazza che si chiama Piazza Re di Pesaro. Il primo mese di attività apriamo questa bottega, 8.000 euro di incasso, contentissimi, abbiamo vinto 10 anni fa. Chiudiamo questa bottega sotto Natale, acquistiamo altre cose per la scuola. E dopo cosa facciamo? Questa cosa ha eco nella città, si associano con noi altre scuole, altri genitori che vogliono fare anche nella loro scuola sempre questa attività della vendita degli oggetti attraverso il dono e dell'acquisto. Ma rimaneva sempre all'interno di un nostro interesse specifico, i ragazzini della scuola, i nostri figli. Pian pianino cresciamo di volontari, da 40 passiamo a 60, il tempo passa e quell'interesse specifico scompare. Arriva l'interesse collettivo, generale, che chiamo, tante persone in più. Ad oggi, dopo 10 anni, siamo 250 volontari in diversi tipi di attività. La nostra attività si è ramificata in tantissimi, faccio a volte fatica a spiegare cos'è Gulliver. Gulliver oggi si occupa di finanziare corsi di aggiornamento nelle scuole, finanzia corsi del bullismo, sul bullismo per i ragazzi, finanzia convegni contro la violenza sulle donne, e collabora con il carcere e fa inserimento lavorativo, anche se non è inserimento lavorativo, dopo lo spiego. Fa tantissime cose. Siamo arrivati dopo 10 anni ad avere 9 dipendenti nostri, ad avere 50 collaboratori retribuiti, collaboriamo con quasi 300 ragazzi di alternanza scuola lavoro che ogni anno vengono da noi, riceviamo ogni anno 100 persone che vengono dal carcere, che scelgono pene alternative, quindi diciamo abbiamo creato in tanti anni con questo dono della comunità un motore che fa tantissime cose. Ma questo non mi interessa spiegare, mi interessa perché lo facciamo. Ogni cosa che fa Gulliver, ogni singolo progetto, usiamo diciamo, una tecnica che io chiamo testa, cuore, mani, che poi si ricollega alla generatività e alla dottrina sociale della Chiesa. Noi pensiamo che bisogna accogliere nella nostra realtà, nel nostro territorio, ma nel mondo, ogni piccolo sì che qualcuno ci dice. Sì, per me è un desiderio, un bisogno. Noi prendiamo quel bisogno e poi tentiamo di mettere al mondo un qualcosa che vada incontro a quel bisogno. Esempio, parlo troppo, esempio. Noi abbiamo dei ragazzi disabili a Pesaro che nessuno vuole. Ragazzo disabile che il centro diurno non vuole perché non riesce a gestire. La famiglia fa fatica a gestire in casa e noi riusciamo a prendere questi ragazzi, come diceva prima l'amica, senza nessuno specialista all'interno. Poi riusciamo a metterlo nella famiglia e con lui a creare qualcosa. E questa è una cosa bellissima. Quindi ogni progetto che porta avanti Gulliver per noi è un desiderare, un mettere al mondo e poi un far crescere questo desiderio, questo progetto e poi lasciarlo andare. Gulliver, avendo tanti progetti all'interno, io non ne seguo tutti, io ho avuto la fortuna con i miei amici, con i miei fratelli di metterlo al mondo, di farlo crescere e pian piano lasciarlo andare. Io oggi in Gulliver sì sono il responsabile, sono il portavoce, però tante cose non le seguo più. Ormai l'abbiamo lasciate, sono partite con le loro gambe e questa è la cosa più bella che c'è in Gulliver. Siamo cresciuti ed è una bellezza perché aiutiamo tantissime persone. Altra cosa che fa Gulliver, noi raccogliamo, recuperiamo cibo e lo distribuiamo alle famiglie. Siamo arrivati ad avere 1.100 famiglie servite nella provincia.
ed è una cosa molto bella. Noi andiamo la mattina con i ragazzi disabili che nessuno voleva prima, con delle persone anziane, che può essere il pensionato o chi ha perso il lavoro, che non riesce più ad entrare nel mondo del lavoro. Con questa macchina recuperiamo il cibo, può sembrare una cosa molto sciocca. Recuperiamo il cibo, l'esercente riconosce questa nostra attività, dà un contributo alla Gulliver, la macchinina rientra in Gulliver, i ragazzi distribuiscono il cibo e quel contributo, quel loro fare, mette in moto un meccanismo che il ragazzo a fine mese ha una paga, uno stipendio, senza avere nessun tipo di fondo pubblico. Con Gulliver noi abbiamo sempre cercato in questi anni di cercare un nuovo paradigma, un nuovo punto di vedere il mondo, di cercare di mettere in campo un qualcosa che ci possa far rivivere, far riscoprire cos'è l'uomo. Si è resi conto 10 anni fa che vivevamo in una società ormai liquida, senza punti di riferimento, dove le persone erano scollate l'una dall'altro, esisteva troppo io, troppa indifferenza, e partendo da un quartiere piccolo, il quartiere della scuola di 10 anni fa, abbiamo cercato di far comunità, e questa comunità si è allargata ancora, cercando di mettere dei punti fermi dove le persone potevano aggrapparsi, attaccarsi, creare un qualcosa di nuovo, questo nuovo paradigma. A volte siamo anche presuntuosi noi della Gulliver, perché crediamo che il terzo settore cos'è? Stato, privato, terzo settore è quello che siamo noi, cooperative sociali, imprese sociali, fondazioni, ODV. E la terza gamba dello Stato, secondo me, è quella che si deve impegnare di più, deve fare di più, perché secondo noi, è la nuova economia, il nuovo modo di vedere, il nuovo paradigma, il nuovo modo di vedere la vita. Noi impegniamo le nostre vite, ci mettiamo tutto quello che è dentro di noi per dar vita a questa cosa. È una grande bellezza, in questa bellezza, come detto, abbiamo costruito tantissime cose, ma anche una grande difficoltà. Qui possiamo tranquillamente dirlo, nei convegni parliamo spesso di sì, facciamo le cose, siamo bravi, siamo belli, ma soffriamo, sbagliamo, facciamo degli errori e questo ci fa male, ecco, quindi qui posso tranquillamente dire. Sperimentiamo un uomo nuovo, tentiamo di sperimentare un nuovo mondo, giochiamo le nostre vite, io non lavoro in Gulliver, ho un altro lavoro, tutte le persone che con me fanno parte del direttivo della segreteria hanno un lavoro, per noi questa è la vita. Il lavoro è una cosa, è la vita, è il modo di spendersi, è la Gulliver. Quindi questo qui, questa è la Gulliver, diciamo. Grazie Andrea, grazie davvero. Abbiamo ancora un quarto d'ora, giusto? Ce lo prendiamo un quarto d'ora, cosa dite? Resistete? No, per carità. No, perché sì. Se ce l'abbiamo ancora, mi interessa sentire poi un po' di tue riflessioni anche su quanto è emerso, ma io volevo raccogliere uno spunto, perché sono già stati toccati più o meno tutti i punti che volevo riproporre a partire dagli interventi, e secondo me li hanno toccati molto meglio di quanto potrei fare io, e credo che voi, collegandoli un po' con le cose che abbiamo detto all'inizio, abbiate già tirato tutte le linee rosse, le sinapsi necessarie. Ma da questo spunto che è venuto vorrei condividere con voi un pezzo di riflessione che oggi, secondo me, per il welfare generativo, nelle sfide che stiamo attraversando e per le cose di cui ci occupiamo, è particolarmente importante. Si parla ormai da tanti anni della fine del lavoro come l'abbiamo conosciuto, del lavoro come ha strutturato il Novecento, la società contemporanea, e probabilmente è proprio vero, nel senso che l'automazione dei processi produttivi ormai ha preso una strada tale per la quale, guardando i numeri e le previsioni, nel 2040 oltre il 70% dei lavori, così come li conosciamo oggi, non ci saranno più, saranno sostanzialmente sostituiti da macchine. Questo è un dato di fatto, parlando a livello globale. Ciò nonostante, noi continuiamo a puntare moltissimo sul lavoro come elemento per il riconoscimento, la valorizzazione delle competenze, dei saperi delle persone, le prospettive che vogliamo dare alle persone.
Ecco, credo che questo sia giusto e profondamente generativo, ma che se vogliamo ragionare generativamente, e credo che da anche quello che ho ascoltato questa mattina, nel vostro paradigma queste cose ci siano già, è evidente in quello che hanno detto tutti loro tre, e credo sia molto evidente anche in tante delle vostre esperienze. Come ci ha insegnato Bernard Stiegler, ma Alain Supiot e tanti altri con lui, dobbiamo iniziare a distinguere abbastanza nettamente tra ciò che è impiego e ciò che è lavoro. Oggi dobbiamo tornare tutti insieme collettivamente a dare un peso al lavoro, che Aristotele chiamava ergon, la forza, ciò che cambia e fa succedere le cose nella comunità. Quello è il lavoro. Il lavoro è ciò nel quale i nostri saperi e le nostre competenze sono incorporati, riconosciuti, resi riconoscibili e messi appunto al lavoro. Quelli di tutti, quelli dei ragazzi diversamente abili, quelli degli anziani, quelli dei bambini, quelli dei giovani, quelli dei professionisti, quelli degli educatori, di tutti. Ciascuno di noi ha saperi e competenze che la società automatica in cui viviamo, quella della tecnica e delle macchine che sostituiscono il lavoro, appunto, ha standardizzato e reso verticali. Se sei funzionale, sei un sapere che serve, funzionale alla calcolabilità, alla prevedibilità, allo sviluppo della macchina, va bene. Gli altri saperi non ci interessano in questo sviluppo. E poi ci sono gli impieghi, l'impiego, di cui avremo comunque ancora bisogno in larga parte, in tanti. L'impiego è ciò che ci dà, in un meccanismo di scambio, di mercato, sempre più funzionalizzato alle macchine, una quota di risorse che ci servono per vivere. Allora, io credo che il vostro paradigma, il modello anche economico e di organizzazione che esce da quello che fate, ci dica qualcosa, e non saprei dirvi con precisione che cosa oggi, ma la vedo un po' come una frontiera, come una sfida anche politica del lavoro che state facendo, anche su questo modo di tenere insieme lavoro e impiego che probabilmente caratterizzerà la sostenibilità dell'umanità nei prossimi 100 anni. Quindi credo che quello che state facendo possa insegnare e dire qualcosa anche in questa direzione. Secondo me è molto importante e sarà importante per voi rifletterci, per noi, se posso, Adriano, rifletterci su questo tema in base a quello che accade, perché penso possa essere decisivo. Lascio a te poi. Mi ricordo che Don Adriano Vincenzi, quello che aveva inventato il festival, eccetera, come il luogo di incontro delle persone libere che fanno cose belle, e che era anche nel consiglio della Fondazione Cattolica, quindi vedeva nel nascere questa piccola rete, piccola grande rete informale, e mi diceva, ma tu cerca di andare avanti, poi qualcuno studierà. Adesso è interessante notare che abbiamo un amico sociologo che di fatto sta capendo che siamo oggetto di studio, cioè questo rapporto tra impiego e lavoro è interessante, questa organizzazione che non c'è eppure funziona perché si basa sulla libertà è interessante, secondo me è davvero un terreno estremamente fertile. Comunque abbiamo messo a tema il welfare generativo, di fatto abbiamo parlato di fragilità. Mi porto a casa questo, perché nell'affrontare la fragilità io noto che la fragilità sta davanti a tutti. E noi possiamo disprezzarla, rimuoverla, possiamo addirittura sfruttarla e possiamo prendercene cura. E la cosa che colgo dai vostri interventi è che quando qualcuno si prende cura della fragilità con sollecitudine, guarisce. Cioè, io quando vi incontro mi rendo conto che voi siete persone guarite. Da che cosa guarite? Guardate, guarite dalla nostra stessa fragilità che è spesso mascherata da durezza. E poi noto, colgo che la cura ci rende partecipi attraverso il nostro apporto unico e irripetibile alla custodia del mondo. Si continua a parlare di sostenibilità.
Ma credo che la sostenibilità sia custodire il mondo o no? Allora voi siete i veri custodi del mondo, perché vi prendete cura delle fragilità. Allora io non posso che dire grazie ai nostri tre amici e al nostro sociologo che ci ha accompagnato in questa mattinata. Spero che possa essere utile per capire che prendersi cura è il modo migliore per salvare noi stessi e per stimolare le persone a contribuire, perché sarà la contribuzione diffusa che salverà il welfare, non saranno le risorse economiche e nemmeno l'efficienza e l'efficacia nella gestione, che io auspico ci sia, ma che non basterà. Non basterà perché, vedete, noi abbiamo bisogno di sentirci salvati e non ci salva il welfare. Ci salvano le relazioni, anzi direi ancora di più, ci salvano i legami. E i legami scattano quando ciò che è in gioco non è l'impiego, non è solo la competenza. I legami scattano quando ciò che è in gioco è la vita. Allora io vi auguro buona vita. Adesso c'è la possibilità di andare a pranzo. Come avrete notato, quest'anno gli incontri plenari sono solo all'inizio e alla fine, perché ho raccolto la sollecitazione di un amico da Treviso che mi diceva: Adriano, Como è stato molto più bello che al festival perché c'era stato più tempo libero. Ora, il tempo libero, voi sapete che non è il tempo morto, non è il tempo perso, è il tempo vivo, perché è il tempo degli incontri. Quindi io vi suggerisco di approfittare del tempo libero per trasformarlo in tempo di vita e di vita piena e non in tempo morto. Questa cosa funziona solo se voi vi mettete in gioco. Perché chi si mette in gioco alla fine è in campo. Chi non si mette in gioco poi dirà: ah, che brutta partita. Capito, ma non hai giocato. Quindi io vi invito a mettervi in gioco in questo tempo libero che è il tempo della vita. Non so se ci sia Silvia che deve dire qualche cosa per l'organizzazione dei tavoli di oggi. Perché i tavoli di oggi saranno nel connettivo. Dov'è il connettivo? È quello spazio libero nel quale ci sono i tavoli con qualche sgabello e con qualche sedia da portare. Grazie, allora buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia. Sì, esattamente questo volevo dire. Adesso c'è il pranzo, quindi il tempo per le relazioni e per stare insieme. La sala da pranzo è al piano di sotto. Vi abbiamo consegnato, per coloro che hanno il cartellino blu, il buono. Sapete che vi dà la possibilità di avere un primo e l'acqua. Per chi eventualmente volesse qualche cosa di più, chiaramente potrà integrare. Ci ritroviamo alle 3 nel connettivo, quindi lo spazio dove ci sono gli stand espositivi delle nostre associazioni. I tavoli saranno proprio dislocati ai tavoli di legno che ci sono lungo quella parte, ad eccezione del tavolo della comunicazione, che invece sarà nello stand della fondazione. Ai tavoli vi siete iscritti, vi ricordate a che tavolo vi siete iscritti? Sì, no, non c'è problema. Non vi siete iscritti, non c'è problema. Io e i miei colleghi saremo al desk della fondazione e quindi vi ricorderemo dove siete, oppure vi potete aggregare tranquillamente. Troverete i cartelli sui tavoli, appunto, con il titolo dell'incontro, ma eventualmente insomma vi accompagniamo. I tavoli dureranno un paio d'ore, quindi dalle 3 alle 5, dopodiché dalle 5 alle 6 ci sono i due workshop, quello sulla sartoria sociale e quello sul turismo di senso, anche lì sempre nel connettivo. E poi l'ultimo appuntamento della giornata ce lo diamo alle 6 nello stand della fondazione, quindi sempre tutto nell'altra metà della sala, per un saluto con chi se ne va e non rimane anche domani, oppure un arrivederci a cena e poi allo spettacolo per chi invece partecipa stasera.
Ecco, nei tavoli di lavoro troverete delle guide. Non sono noi non abbiamo pensato a incontri frontali, cioè non c'è una persona che ne sa di più e gli altri che ascolta. Non è questo il tema del tavolo di lavoro. Tavolo di lavoro, non di impiego. Cioè si mettono in gioco i saperi. Nei tavoli di lavoro, visto che siamo in presenza finalmente, cerchiamo di raccontarci le ragioni che hanno determinato l'avvio delle nostre opere e raccontiamo poi come facciamo, cioè il perché e il come, ancora una volta. E dalle sollecitazioni che ho ricevuto in questi mesi, vi direi, tenete presente che pensiero un po' diffuso è quello di mettere a fuoco il tema del lavoro, perché è una questione che mi sembra attraversi tutti e tocca in particolare chi ne è escluso, perché si trova escluso poi anche dalle relazioni. E un'altra cosa che vi suggerirei di approfondire è la questione della responsabilità. Cioè, dalle telefonate che ho ricevuto, il tema della responsabilità emerge spesso. In che senso? Ho colto che emerge spesso la fatica di responsabilizzare i collaboratori e anche la fatica dei vostri collaboratori ad assumersi responsabilità dirette. Ma guardate che per generare noi dovremo un giorno lasciare andare, che non significa abbandonare perché mi sono stancato, significa avere dei collaboratori che nel frattempo sono cresciuti con responsabilità e nella libertà proseguono l'opera che avete avviato. Capite? È una roba tosta la responsabilità. Domani pomeriggio dico alle guide che sarebbe bello cercare di fare un'estrema sintesi, perché così tutti potranno in qualche modo cogliere la bellezza che è emersa nei gruppi nei quali non ha potuto partecipare. Ok? Allora, a più tardi.